La meteorite è come l'intuizione, è di provenienza ignota e prende corpo strada facendo. E come l'intuizione porta il messaggio, che poi autore fortunato che è colpito dalla meteorite nel tempo lo deve decodificare sostanzialmente. Perciò la scultura è un po' come fosse una particella del cosmo. Quindi è la meteorite che fa l'artista. L'opera d'arte e anche la meteorite in questo caso è sempre un emblema. E la funzione dell'emblema è attivare i meccanismi del pensiero per dilatarsi verso la zona non esplorate. Perciò l'opera d'arte ha questa capacità, diciamo. È un po', anche l'opera d'arte è un po' come la meteorite e non appartiene alla Terra, ma le appare. Con la sua capacità di apparire rende anche esemplare, rende anche capace di sopravvivere al passare del tempo.